Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro TG6, ovviamente dedicato all'emergenza Covid-19. Un piano da 300 milioni di euro per tutti i settori messi in ginocchio dalla pandemia da Covid-19 è stato illustrato questa mattina da parlamentari e consiglieri regionali del Partito Democratico. Vediamo. 300 milioni di euro per tutti i settori colpiti dall'emergenza Covid-19 in Abruzzo. È il piano illustrato dal Partito Democratico regionale, frutto di un periodo ampio di concertazione con amministratori, parti sociali, ministri ed europarlamentari. La somma arriva dalla rimodulazione di fondi europei, in particolare quello per lo sviluppo e la coesione, e rappresenta la risposta del PD alle misure varate dalla Giunta Marsiglio con la legge Cura Abruzzo. E l'Europa e il governo nazionale danno la possibilità all'Abruzzo di rimodulare risorse aggiuntive per un totale di 300 milioni di euro. La differenza rispetto alle iniziative messe in campo dal governo regionale è sostanzialmente questa. Loro presentano iniziative spot, noi proponiamo un piano organico di 300 milioni di euro. Intanto per garantire ovviamente nella fase 2 tutte quelle iniziative sanitarie, dalla sanificazione, ai DPI, ai tamponi, al controllo e alla sorveglianza sanitaria. In secondo luogo, noi prevediamo misure di accesso a credito, a fondo perduto, a garanzia che si sposta a livello regionale dall'80 al 100%, all'abrogazione di tasse per quanto riguarda questo periodo locali, fino ad arrivare ovviamente ai settori colpiti come quello del turismo, che deve avere accesso a redditi di emergenza, all'abrogazione delle tasse locali, demaniali per quanto riguarda il balneatorio o della tassa di soggiorno, fino a toccare poi agricoltura, agricoltura, pesca, ovviamente le imprese, le famiglie, gli studenti e per quanto riguarda il diritto allo studio, gli affitti stessi e toccare le zone rosse e il grande tema della connettività. L'assessore regionale Febo ed il presidente del consiglio regionale Sospiri hanno dichiarato di voler fare ordinanze per la riapertura anticipata di settori non prevista dal governo. Ieri, ad esempio, lo ha fatto la Calabria, provvedimenti estensivi rispetto ai DPCM, un atteggiamento stigmatizzato dal PD. Il governo regionale della nostra regione si occupa di aprire vertenze politiche con il governo nazionale, insieme alle altre regioni governate in questo caso dal centrodestra, sulla spinta della Meloni e di Salvini, si piegano e aprono un dibattito, un scontro politico con il governo nazionale, governo con il quale poi dovrebbero interloquire per avere appunto le risorse che citavo poc'anzi. E poi questi governi regionali, in particolar modo il nostro e quello di Marsiglio, del presidente Romano, non si occupano di quelle che sono le competenze della regione. Mi dovrebbe dire perché, per esempio, migliaia di lavoratori in cassa integrazione in deroga in regione Abruzzo non hanno un euro per colpa della regione. Perché del bonus famiglie che hanno annunciato, alla fine sono arrivate sui 365.000 nuclei familiari solo a 3.000. Su questi siamo tra gli ultimi nel paese. Poi, per quanto riguarda invece gli effetti della propaganda politica, sono tutti rivolti allo scontro politico con il governo Conte. Secondo me è molto debole questa tattica e questa procedura. Rischio conflitti sulle nuove ordinanze dal prossimo 4 maggio fra le amministrazioni locali che potrebbero voler emanare provvedimenti espansivi, come ad esempio è stato fatto in Calabria, e che potrebbero andare in conflitto e essere bocciati dal governo nazionale. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Sindaco, si avvicina il 4 maggio, inizia la fase 2, c'è però il rischio che ci possano essere delle ordinanze locali un po' più permissive rispetto al passato che potrebbero essere anche impugnate dal governo nazionale, un po' il contrario di quello che accadeva fino a qualche giorno fa. È paradossale in effetti constatare quando noi sindaci chiedevamo restrizioni e siamo stati definiti sceriffi perché il governo invece era un po' più permissivo. Oggi invece che noi tendiamo a ripartire, sempre ovviamente con le dovute cautele, vediamo da parte del governo invece un'azione completamente diversa, ossia un'azione volta a restringere. Ecco, noi stiamo cercando, come del resto dall'inizio,
di ragionare delle misure o delle iniziative che possono in qualche modo rientrare nelle linee del dettate dal governo. Al tempo stesso però riteniamo importantissimo oggi mantenere comunque la cautela, lo ribadisco, e quindi pensare sempre alla salute dei nostri cittadini, che è fondamentale, ma anche pensare a quanto da un punto di vista economico sia stato dannoso, insomma, questo periodo di quarantena generale, e quindi stiamo ragionando delle idee che possono sviluppare insomma, oppure far ripartire in qualche modo l'economia, contemperando sempre appunto quello che è giusto che sia, ossia la sicurezza dei cittadini. Si avvicina, come dicevamo, la riapertura un po' delle città anche della nostra regione. C'è il timore che lunedì prossimo possano riversarsi in strada migliaia e migliaia di cittadini? C'è questo rischio, motivo per il quale io nei prossimi giorni inviterò costantemente i cittadini, come fatto precedentemente, a rispettare comunque le prescrizioni. Questo è fondamentale se vogliamo comunque tornare a vivere, ma allo stesso tempo non ricadere in quel tunnel che purtroppo profondo e buio ci ha devastato in queste settimane. Quindi da questo punto di vista il rischio c'è, ma sono convinto che i nostri cittadini, come fatto durante queste settimane, ragionino quello che sto dicendo e quindi si comportino di conseguenza. Si chiama OpenTrons Workstation, la produzione cinese, la tecnologia è statunitense. La strumentazione di cui si è dotata la ASL di Pescara, che consentirà di processare dai 2.400 ai 2.600 tamponi al giorno quando sarà a regime, elevando di circa 5 volte l'attuale portata massima del laboratorio, che è di 500. In questo momento il macchinario, giunto venerdì scorso nell'azienda pescarese, è in fase di collaudo e non è ancora entrato in azione. L'investimento dell'ASL di circa 120.000 euro è stato possibile attingendo alle erogazioni liberali di numerosi privati cittadini e il contributo dell'ANCE di Chieti Pescara e dell'Associazione Tutela Diritti del Malato. Come precisato nella nota sui social dalla stessa ASL, nella cosiddetta fase 2 dell'epidemia, con la graduale ripresa delle attività sociali ed economiche, sarà maggiore il numero di tamponi e quindi è necessario poter disporre di una capacità diagnostica adeguata. E adesso restiamo a Montesilvano e vado da Paolo Renzetti per la nostra consueta finestra esterna in compagnia di due ospiti. Paolo, perché abbiamo parlato adesso del macchinario per i tamponi, ma la sanificazione in questo momento è importante almeno quanto scoprire dove sono i sintomatici e gli asintomatici. Buon pomeriggio Paolo. Certamente Jacopo, ben trovato, un saluto ai nostri telespettatori. Siamo a Montesilvano, siamo nella sede dell'azienda Chimigroup SRL di Montesilvano, titolare del marchio EcoClean, e siamo con il titolare Stefano Capannolo, buongiorno. Buongiorno. E siamo con anche il direttore commerciale Lucio Palumbo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima parlavamo e stavamo ascoltando anche il servizio d'apertura del TG, ci sono tante aziende nella nostra regione che stanno soffrendo una crisi complicatissima per via di questa emergenza sanitaria, non si può dire altrettanto per la vostra azienda, perché con questa emergenza sanitaria il lavoro è cresciuto tantissimo. Esatto. Cosa produce la vostra azienda? Vogliamo parlare anche dei prodotti che sono anche alle nostre spalle. Adesso i prodotti si vendono quasi esclusivamente, prodotti sanificanti, igienizzanti, a partire dal gel mani igienizzante a base di alcol, e i sanificanti per tutti i tipi di superficie a base di alcol, a base di colorativo. Poi i prodotti per il bagno, sgrassatori sempre a base igienizzante e sapone per le mani e sanificanti. Per voi il lavoro è cresciuto tantissimo, vogliamo anche specificare che voi lavorate molto moltissimo con gli enti pubblici e privati e con gli ospedali. Noi rifornite molti, sì, ospedali, sì, della nostra molti regione. Molti ospedali della regione Abruzzo, e anche gli enti pubblici, i comuni, e la richiesta è aumentata notevolmente, insomma. Sono aumentati anche i turni di lavoro, le ore di lavoro dei vostri dipendenti. È cambiata un po' la vita della vostra azienda?
Sì, perché di 67 prodotti che noi facciamo a nostre formule, adesso operiamo solo per 3-4 articoli per igienizzare tutti gli ambienti di casa, degli uffici e in più l'igiene personale, che non dobbiamo trascurare, insomma, ecco. Lei prima del collegamento mi diceva, fino a un paio di mesi fa, gli igienizzanti, l'alcol si vendevano, ma si vendevano in maniera regolare, insomma, gli igienizzanti soprattutto venivano acquistati saltuariamente dai cittadini. Oggi c'è un vero e proprio assalto per accaparrarsi questi prodotti, molti dei quali si trovano anche con difficoltà. Mi riferisco soprattutto all'alcol, che è quasi introvabile. È quasi introvabile, c'è anche una speculazione dietro il fatto che sia introvabile, perché è schizzato a dei prezzi impossibili. Quindi la quantità di alcol, che adesso non riesce praticamente a soddisfare le esigenze e le richieste del mercato, perché questa è una situazione particolare, adesso quel poco di alcol che troviamo purtroppo dobbiamo ottimizzarlo al meglio. Allora, io vorrei coinvolgere anche Lucio Palumbo, responsabile commerciale, invitandolo sempre a guardare la telecamera, a beneficio anche dei nostri telespettatori. E parliamo dell'aspetto più prettamente economico e commerciale della vostra azienda, perché non scopriamo niente se diciamo che la vendita dei vostri prodotti negli ultimi due mesi di questi prodotti è cresciuta fino all'80%. Sì, infatti la vendita noi diciamo che è cresciuta tantissimo, anche fino allo 70-80%, ma maggiormente di questi prodotti sanificanti, sia per l'igiene delle mani, che oggi abbiamo una forte richiesta, perché diciamo a causa di questo Covid-19 siamo costretti a igienizzare le mani con questo gel che contiene alcol al 60-70%. Poi insomma, abbiamo incrementato tanto la vendita dei nostri prodotti sanificanti, come il Saniform, che è un antibatterico sanificante. Insomma, c'è qualche piccolo problema nel collegamento con Montesilvano, vediamo se riusciamo a ripristinare la linea, altrimenti andiamo avanti con il nostro... con il nostro telegiornale, andiamo avanti, poi ci torneremo ovviamente da Paolo Renzetti e dai suoi ospiti. Restiamo a Montesilvano, che mette i parchi a disposizione delle palestre. Fra i primi comuni in Italia, l'amministrazione comunale di Montesilvano metterà a disposizione parchi e aree verdi cittadine a disposizione delle palestre della città per far svolgere l'attività sportiva. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale allo sport di Montesilvano, Alessandro Pompei. Assessore, il comune di Montesilvano fra i primi in Italia ad aprire i parchi la prossima settimana, a metterli a disposizione di alcune palestre della città di Montesilvano in questo caso. Sì, diciamo che il provvedimento non è ancora esecutivo, nel senso che non è un'attività che abbiamo già deliberato in via ufficiale. Ieri abbiamo inteso di ragionare insieme alle palestre di Montesilvano in una videoconference, e praticamente per condividere con loro quest'idea. Perché praticamente siamo partiti dall'assunto di non voler aspettare in un certo senso una data precisa per quello che riguarda la riapertura dell'impiantistica sportiva da parte del governo, sia per andare incontro a delle esigenze del cittadino di natura chiaramente motoria sportiva, ma anche e soprattutto per andare incontro alle esigenze economiche e gestionali delle attività di Montesilvano. Per cui li abbiamo diciamo, chiamati a raccolta e abbiamo condiviso con loro la possibilità di utilizzare aree pubbliche, parchi, aree demaniali, piuttosto che piazze, per lo svolgimento delle loro attività. Al di là poi del fatto di riuscire o meno, noi ci auguriamo di sì, perché potrebbe essere funzionale sia per la cittadinanza che per loro. È stato comunque molto apprezzato il fatto di aver messo diciamo, per la prima volta in rete queste attività, per cui al di là del fatto che si riuscirà o meno nell'intento di spostare temporaneamente le attività nel parco, comunque abbiamo iniziato diciamo, un dialogo collettivo che sicuramente ci porterà poi a essere più uniti e più forti per il futuro. L'assessore allo sport sta anche lavorando per la prossima estate, sarà un'estate particolare, molte manifestazioni non potranno svolgersi, altre si svolgeranno ma con delle particolari prescrizioni.
Sì, e allora è un peccato perché noi quest'anno davvero ci eravamo mossi con largo anticipo e con molta ambizione sia per quanto concerne l'intrattenimento sportivo, quindi gli eventi sportivi, che per quello che riguarda gli eventi più in generale. Avevamo già contrattualizzato delle qualificazioni di pallavolo per i campionati europei femminili, e quindi parliamo di un livello internazionale, e avevamo sotto contratto anche l'opportunità di ospitare una tappa del campionato italiano di beach volley, che non è ancora tramontata, però ecco, purtroppo siamo in attesa di avere disposizioni ufficiali da parte del governo per capire cosa e come poter realizzare. È chiaro che se ne avremo l'opportunità, certamente nel rispetto di tutte le prescrizioni e decreti, abbiamo assolutamente intenzione di provare a fare qualcosa di comunque ambizioso. Ancora polemiche sul Covid Hospital di Pescara. Con una nota congiunta, gli ordini provinciali degli ingegneri d'Abruzzo sollevano perplessità sull'iter utilizzato dalla regione per l'affidamento dell'incarico dei servizi di architettura e ingegneria, una modalità, quella utilizzata, ritenuta irrituale per tempi e metodi di pubblicazione, anche in presenza della gravità del momento e dello stato di emergenza. I quattro presidenti lamentano il mancato e trasparente coinvolgimento degli ordini professionali e chiedono di conoscerne le motivazioni. Una polemica che si aggiunge agli interrogativi posti nei giorni scorsi dall'impresa Edilfrair nei confronti di Omnia Servizia, che avevano, in seguito a verifiche, condotto alla rinuncia di ogni azione per la revoca dell'affidamento dei lavori di 11 milioni di euro. Anche quello degli eventi e delle celebrazioni è un settore duramente colpito dall'emergenza in atto. Per un matrimonio lavorano tantissime persone, ma la maggior parte delle coppie decide di rimandare il fatidico sì. Giuseppe Dintino. La situazione è tragica. Fermi. Io sono una wedding planner, quindi organizzatrice di matrimoni che non si possono fare. Un sì senza festa, ci si può sposare ma senza banchetto nuziale. Il coronavirus impedisce anche matrimoni, un duro colpo per tutta la filiera che gira intorno a questi eventi. Location, abiti da sposa, fotografi, fioristi, musicisti, tipografi, tutti si sono dovuti fermare. Il mondo degli eventi è composto da tanti settori che stanno tutti aspettando una risposta certa da parte del governo su come ripartire e quando ripartire. È stato giusto fermarsi, ma è anche giusto ricominciare perché si sa che la stagione degli eventi è questa. Già la primavera è saltata e molti degli eventi sono stati bloccati o rimandati o annullati addirittura. Adesso, in vista dell'estate, cosa dobbiamo fare? Quello che dovrebbe essere un sogno, minuziosamente preparato e rimandato a data da destinarsi. Le spose in questo momento sono veramente scoraggiate, sono tristi, hanno pensato a questo momento da anni e invece purtroppo devono rimandare. Questo dovrebbe essere il periodo clou in cui si svolgono le celebrazioni, ma la maggior parte delle coppie ha rimandato il fatidico sì al 2021. Quasi tutti non si sposano più nel 2020, anche perché non si sa se ci si potrà sposare e soprattutto non si possono fare gli assembramenti, per cui i cosiddetti matrimoni, quelli da 150 persone, 200 persone, tutti insieme che ballano appassionatamente, di certo non si possono più fare. Mica dovremo immaginare una sposa con la mascherina? Ecco, abbiamo anche visto in televisione qualche immagine di chi si è sposato in comune con la mascherina. Ad oggi le spose non l'hanno accettato, e per cui insomma la vedo dura, anche perché tutte le spose vogliono il matrimonio gioioso, bello, divertente, sono i baci, sono i sorrisi, sono gli abbracci che fanno il matrimonio. Per cui, insomma, ad oggi è difficile. E allora torniamo a Montesilvano. Prima problemi di collegamento, di segnale, ci hanno impedito di andare avanti nel discorso. Chiediamo venia ovviamente ai nostri telespettatori e anche agli ospiti, a Paolo Renzetti, che stavano spiegando insomma quali erano i prodotti più utilizzati. Io volevo chiedere, mi permetto Paolo di inserirmi all'interno della conversazione,
per chiedere ai tuoi ospiti se in relazione a quello che diceva prima Stefano Capanno di 67 prodotti, in fondo 3 o 4 adesso sono quelli che ai noi vanno per la maggiore, se ci potrà essere, almeno nelle intenzioni, una riconversione della riconversione, cioè puntare fortissimo, almeno in un lasso di tempo medio-lungo, su quelli che sono i prodotti che in questo momento sono attuali per l'emergenza, ma da quello che abbiamo capito saranno prodotti sulla cresta dell'onda ancora per tanto tanto tempo. Beh sì, questi prodotti noi diciamo li abbiamo già rivisitati riguardo a tutta l'emergenza che c'è adesso del Covid e stiamo già, come potete vedere qui dietro, abbiamo il nuovo Saliform al cloro attivo, dove oggi l'emergenza è sempre di più di usare il cloro per combattere diciamo questo virus, e questi prodotti andranno avanti di gran lunga. Infatti stiamo fornendo anche molti negozi, molte farmacie, parafarmacie che prima magari non erano nostri clienti, però oggi con questi prodotti sanificanti, igienizzanti, diciamo hanno inserito questa nuova linea per dare un supporto in più al pubblico. Ecco, diciamo, ci sarà una lunga durata. Certo, ecco che cosa volevo intendere. Adesso parlo veramente in maniera un po' più, la faccio un po' più... un po' più breve, puntare fortissimo su questi 3-4 prodotti, gli altri, diciamo, l'altra sessantina, non dico accantonarli, ma probabilmente produrne meno e puntare fortissimo su gel, alcol e quant'altro. Ecco, ci avete pensato? È una prospettiva? Sì, sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Allora, siccome noi una grande parte dei nostri prodotti era nel mondo Horeca, quindi oggi il mondo Horeca, come sappiamo, è fermo per cause di forza maggiore, quindi abbiamo riconvertito una parte della nostra produzione per questi igienizzanti, sanificanti, con nuovi prodotti, con contenenti il cloro, contenente più alcol, sia per mandare avanti l'azienda e per dare supporto a tutte, diciamo, le necessità e i negozi che ne fanno richiesta. Quindi, ma questo durerà tantissimo. Domanda di tipo prettamente macro, microeconomico, insomma, possiamo valutare un po' di quanto è stato il rincaro dei prezzi su questi che sono i prodotti che in questo momento hanno maggiore richiesta? Allora, diciamo che il rincaro è dovuto semplicemente al forte rincaro della materia prima, non è dipeso solo da noi. Siccome no, prima assolutamente, non era un'accusa, era per far capire. Se prima l'alcol, per esempio, costava 1,50 euro, 2 euro, sì, oggi costa sicuramente di più, ma è una logica conseguenza del costo cresciuto della materia prima. Sì. A proposito, sono schizzati in alto questi prezzi o comunque per voi che avete un contatto diretto anche con i rivenditori al dettaglio, al minuto, insomma, sono stati rincari contenuti, considerando proprio l'aumento delle materie prime? Beh, noi abbiamo cercato sempre di contenere i costi, non vogliamo, cioè, lucrare su queste cose a discapito del pubblico finale. Cerchiamo sempre di mantenere strettamente il minimo necessario, però quello che serve purtroppo ci deve essere. Quindi... siamo commercianti, quindi dobbiamo, certo, avere per forza dei ricavi. Io con Stefano Capannolo volevo, se permette... Sì, vai Jacopo, vai. No, volevo chiedere, è chiaro che adesso si va verso la fase 2 e quindi molti tra il 4, tra lunedì e poi il 18 dovranno riaprire. Ecco, io volevo chiedere se in prospettiva, magari soprattutto per il commercio al dettaglio, che è questione del 18 di maggio, già c'erano delle richieste importanti per farsi trovare pronti alla riapertura, se già avevate avuto richieste che riuscite a soddisfare, oppure se la domanda supera le attuali disponibilità, ecco.
Diciamo che le richieste già da dei giorni scorsi hanno iniziato, diciamo, ad arrivare delle richieste per la sanificazione degli ambienti, quindi prossime aperture di ristoranti, bar, hotel. Quindi sì, la richiesta è iniziata, sta iniziando ad arrivare in maniera pesante, insomma. A tal proposito, lei mi diceva anche prima, noi lavoravamo molto con alberghi, ristoranti, villaggi turistici. Sì, esatto. Parliamo di un comparto che è in forte difficoltà anche in vista della stagione estiva. Diciamo che quello che venderete ad alberghi e ristoranti, o comunque che venderete in maniera minore, state invece vendendo ad ospedali, a enti pubblici e privati. È stato compensato da questi prodotti, che comunque abbiamo sempre prodotti, fanno parte del nostro destino da sempre. L'unica cosa è che adesso abbiamo incrementato di almeno l'80% questa vendita dei prodotti. In più abbiamo ampliato la nostra gamma di questi sanificanti in base alle nuove linee guida del Ministero. Tra l'altro, prima di restituire la linea allo studio, anche eventualmente coinvolgere ancora Jacopo Forcella, voi non producete, non vendete mascherine, però è inutile sottolineare che oggi la mascherina e l'igienizzante sono prodotti indispensabili. Perfetto. Che rappresentano il futuro di ognuno di noi. Esatto, sono prodotti che oramai fanno parte dell'uso quotidiano di ognuno di noi, certo. Sanificanti e mascherina, purtroppo adesso per parecchio tempo ancora non potremo farne a meno. Ne parlavamo prima, spesso soprattutto l'alcol è difficile da trovare nei negozi, nei supermercati. Quando secondo lei potranno non aversi e più non esserci più questi problemi, soprattutto per il cittadino, per la persona comune che va a fare la spesa? Beh, questo non è che lo possiamo sapere, non è facile adesso capire quando si ritornerà alla normalità e quindi avere un mercato, diciamo, normale. Il problema poi non è solo dell'alcol, ma è anche di altre materie prime, tipo la glicerina. Sul gel mani la glicerina è un problema perché inizia a essere introvabile sul mercato, perché le quantità sono basse per la produzione di questo prodotto. La glicerina serve per dare morbidezza dopo aver utilizzato il gel sulle mani stesse. Jacopo, quindi, a te. Sì, no, io volevo fare davvero l'ultimissima considerazione. È evidente che in un periodo in cui molte aziende sono chiuse, sono in lockdown e dunque per forza di cose avranno dei contraccolpi dal punto di vista occupazionale, la vostra è una invece azienda che probabilmente ha avuto un'impennata. Ecco, l'attuale forza lavoro riesce a soddisfare la domanda di prodotti, oppure avete la necessità anche di ampliare, non so, l'organico? Non abbiamo aumentato l'organico, abbiamo aumentato solamente le ore di lavoro, purtroppo. Quindi okay. Abbiamo fatto anche turni di domenica. Benissimo, grazie allora grazie a Stefano Capannolo, titolare della Chimi Group di Montesilvano, al direttore commerciale Lucio Palumbo, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Montesilvano è tutto, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie Paolo, grazie ai tuoi ospiti, insomma, che ci hanno presentato un comparto in grandissima ascesa e importante soprattutto in vista delle riaperture, che magari saranno scaglionate ma comunque ci saranno. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché anche al tempo del coronavirus Teramo non rinuncerà alle virtù, la sua tradizione culinaria più antica legata al primo maggio, un piatto delizioso che quest'anno si arricchisce di un nuovo ingrediente, la solidarietà. Tania Bonnici Castelli. Non c'è coronavirus che regga. Teramo non rinuncia alla sua tradizione culinaria più antica e raffinata, preparare e gustare una bella scodella di virtù. Le virtù infatti sono il piatto tipico del primo maggio a Teramo, non sono un minestrone, non sono una zuppa, sono un piatto unico in tutti i sensi. Chef incontrastato della delizia primaverile, Marcello Schillaci, che non potendo riaprire la sua locanda di Porta Romana, si appresta al servizio di asporto. È chiaro che per fare le virtù non si può scherzare, no? Le vere virtù richiedono impegno, passione, amore
tutto quello che poi concerne, diciamo, la tecnica, l'esecuzione. Quest'anno è solo da sport, nella speranza che il prossimo anno, diciamo, si possa tornare a godersele anche sotto questo magico porticato. Questo piatto non è un minestrone, è un piatto che risale alla notte dei tempi, ci vanno 50 ingredienti, anche qualcosina di più per chi ha queste capacità. Chiaramente la storia si rifà a un rito propiziatorio, quando si metteva alla fine dell'inverno e all'inizio della primavera si faceva questo rito propiziatorio mettendo insieme il vecchio e il nuovo. In pratica tutti i legumi secchi, le paste secche, l'osso di prosciutto avanzato dalla stagione passata, con tutte le primizie dell'orto, con tutti gli odori dell'orto. E qui la grande abilità è saper amalgamare i sapori e non far eccedere un sapore sull'altro. Voglio dire, un piatto che richiede esperienza, tecnica e tanto lavoro e tanta passione. Le virtù teramane quest'anno si arricchiranno di un nuovo ingrediente, la solidarietà. La locanda della famiglia Schillaci infatti distribuirà piatti caldi gratis a chiunque si trovi in grave affanno economico. Quest'anno io con la mia famiglia abbiamo deciso di fare una cosa che in altri tempi era normalissima, cioè quella di distribuire, di vivere, di condividere il piatto con persone che non avevano la possibilità di poter fare questo piatto. C'era tanta solidarietà in altri tempi, per cui le famiglie più che avevano questa opportunità di fare le virtù si preoccupavano anche di farne un po' di più per poterle poi distribuire ai poveri. Ecco, in un momento come quello di quest'anno, che ha messo un po' in crisi parecchie famiglie sotto l'aspetto economico, noi abbiamo sentito questo bisogno di ripetere una cosa che si faceva in tempi in cui, diciamo, era il caso di farlo, no? Negli ultimi anni il benessere aveva portato un po' a sminuire questa cosa, però le virtù nascono anche sulla base di questo rapporto con i più poveri, la generosità, la solidarietà, era un passo molto importante. Teramo, città piena di virtù. E da lunedì dunque parte ufficialmente la cosiddetta fase 2, ricomincerà a lavorare anche il settore dello street food e quindi tornerà per le strade anche la tradizionale porchetta abruzzese. Potrebbe essere a rischio la tradizionale porchetta abruzzese. Questa infatti sarà un'estate diversa da quelle a cui siamo abituati e anche i cosiddetti paninari lungo la riviera potrebbero non esserci più. Ma allora lo street food è destinato a scomparire? No, assolutamente no. E diciamo che per questi 2 mesi e mezzo è scomparso, perché noi non stiamo lavorando da 2 mesi e mezzo. Però grazie a Dio lunedì si dovrebbe ricominciare a lavorare con la porchetta. Pertanto garantiamo che da lunedì torneremo nei nostri posti, nei mercati che abbiamo, ma soprattutto nei posti fissi la sera, dove si può acquistare la porchetta calda come si faceva 2 mesi e mezzo fa. Anche la porchetta quindi tornerà per strada nella fase 2, ma non senza qualche modifica. Bisognerà adottare tutte le misure per evitare assembramenti e garantire la sicurezza di clienti e operatori. Dobbiamo attuare tutte le norme e le misure di salvaguardia, la sicurezza, mettere i clienti, diciamo, in sicurezza, e noi usare tutte le forme giuste per attenerci alle nuove norme, alle nuove normative, insomma. Quella di Genobile è una delle porchette più iconiche d'Abruzzo, ma l'azienda si ramifica su diversi settori. Con l'emergenza coronavirus ci si è dovuto attrezzare con le consegne a domicilio e anche gli abruzzesi cominciano a comprare online perfino la carne. Catering e porchetta distrutti completamente. Invece la macelleria, ci siamo reinventati un sistema nuovo di lavoro, grazie a Dio, per tenere il locale aperto, per tenere un po' gli operai anche impegnati la mezza giornata, e abbiamo attuato la consegna a domicilio che funziona alla grande. Anzi, sono convinto che dopo, inutile una frase inflazionata, dopo di questo tutto cambierà, ma sono convinto anch'io. Sicuramente nella mente della gente, nell'idea della gente, sta maturando la possibilità di acquistare online, diciamo, anche la porchetta, i salumi, la carne, tutto quello che è attinente. E purtroppo tra le conseguenze dell'emergenza Covid c'è anche un aumento delle violenze domestiche nell'Aquilano.
Tra gli effetti della chiusura forzata dell'emergenza del coronavirus sembra registrarsi un acuimento delle violenze domestiche. Un 35enne aquilano è stato posto in arresto in un luogo di cura per violenza domestica, appunto. La sezione reati contro la persona della squadra mobile della questura dell'Aquila ha seguito un'ordinanza cautelare disposta in seguito alle ripetute occasioni in cui l'uomo si sarebbe accanito con insulti e parolacce, ma anche con strattonamenti e spintoni contro la propria madre, allo scopo di ottenere del denaro da utilizzare poi per l'acquisto di alcol e stupefacenti, di cui l'indagato è dipendente. È stata proprio la donna, dopo i ripetuti episodi di violenza, a rivolgersi alla Polizia di Stato, che ha accertato quanto avveniva all'interno delle mura domestiche. Il provvedimento cautelare si è reso ancora più necessario, appunto, in considerazione dell'attuale situazione di convivenza forzata dovuta all'emergenza da Covid-19, situazione che avrebbe potuto esacerbare ulteriormente la delicata situazione familiare ed esporre così la donna a più gravi forme di violenza. Sempre nell'ambito della questura dell'Aquila, cambio al vertice del compartimento della Polizia Stradale per l'Abruzzo e Molise. Il dirigente superiore della Polizia di Stato, Paolo Fassari, è il nuovo dirigente del compartimento della Polizia Stradale per Abruzzo e Molise. Laureato in giurisprudenza, originario di Catania, 59 anni, entrato in Polizia nel 1985, il dirigente proviene da Padova, dove ha ricoperto l'incarico di questore per oltre 2 anni. Paolo Fassari è stato in precedenza anche dirigente della sezione della Polizia Stradale di Reggio Calabria e Napoli, nonché dirigente del compartimento Polizia Stradale Puglia e Piemonte Valle d'Aosta. E se il protocollo per la sicurezza della Federcalcio non supera l'esame del Comitato Tecnico Scientifico, il governo decreterà lo stop dei campionati. Lo ha affermato questa mattina il ministro dello sport Spadafora, il servizio di Andrea Costantino. Continua il ping pong che caratterizza il dibattito sulla ripartenza del calcio italiano, con il ministro dello sport Spadafora che parla di sentiero sempre più stretto per la ripresa del campionato, forte anche della decisione presa dal governo francese che ha dato lo stop ai campionati, e il presidente federale Gravina che però ribadisce un concetto, cioè che non sarà lui a firmare per la sospensione definitiva dei campionati perché gli interessi economici in ballo sono consistenti e perché la Federcalcio ha messo nero su bianco un protocollo per la sicurezza. E la partita ora si gioca tutta lì, perché il protocollo non ha ottenuto la validazione del Comitato Tecnico Scientifico, che lo ritiene debole in alcune parti, ed è ora aperto un confronto tra il CTS e le varie componenti del calcio. Se si troverà un punto d'incontro e il protocollo revisionato avrà l'ok, bene, altrimenti, nel caso in cui il documento venisse definitivamente bocciato dal Comitato Tecnico Scientifico, sarà il governo a dare lo stop ai campionati. Lo ha confermato stamani nel corso della trasmissione Mi Manda Rai 3 il ministro Spadafora. Diciamolo chiaramente, se questo protocollo troverà una sintesi, un accordo tra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC, gli allenamenti riprenderanno e questo sicuramente avrà un riflesso anche positivo sulla possibile ripresa dei campionati. Viceversa, sarà il governo a decretare per motivi di evidente emergenza sanitaria, per motivi di evidente e incontrovertibile emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato, anche creando nei limiti del possibile quelle condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni possibili, alla pari di tutte le altre filiere produttive del paese, i danni di questa emergenza. Nel frattempo il consiglio direttivo della Lega di Serie B, con la partecipazione in videoconferenza anche del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, in qualità di consigliere, aveva deliberato all'unanimità la necessità, per concludere l'attuale stagione sportiva, di avere a disposizione almeno 3 mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti, con il termine della stagione che di conseguenza potrà essere fissato e individuato nei periodi delle date finali delle competizioni UEFA. Questa è la principale delle diverse istanze che la Lega di Serie B porterà al Consiglio federale del prossimo 8 maggio, anche se c'è ora il rischio concreto della sospensione decisa dal governo e, nell'eventualità, bisognerà capire le conseguenze di una tale decisione, poiché sarebbe difficile immaginare la prosecuzione di questa stagione a settembre, quando semmai prenderebbe il via quella nuova. Alla finestra restano ovviamente anche il Teramo in Lega Pro e le 6 squadre di Serie D in quota Lega Nazionale Dilettanti. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. I contributi che avete appena visto li trovate già on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it.
www.teleteramo.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento del nostro telegiornale alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.